Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Allora, apriamo con l'aggiornamento dei dati del GORES. Il GORES che ha comunicato che nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono decedute 25 persone. Sale a 477 il numero dunque delle vittime da Covid-19. Il servizio è di Francesco Salvago. I decessi odierni sono 25, età media 79 anni con il 95% di patologie pregresse. Il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 96. Salgono a 477 i decessi totali dall'inizio dell'epidemia nelle Marche, registrata al momento la morte di 322 uomini e 155 donne. Solo nella provincia di Pesaro Urbino dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 283 vittime del virus. Sono in calo invece i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, da 1.165 a 1.115. I pazienti dimessi salgono a 186, mentre altri 21 sono guariti. Lo fa sapere il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie. Tra le persone ricoverate ci sono 169 in terapia intensiva, 299 in semi-intensiva, 492 in reparti non intensivi e 155 in area post-critica. Mentre le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sono 3.825, in 2.237 sono in isolamento domiciliare. Sempre isolate in casa per semplice contatto con persona positiva ci sono 6.798 persone, 1.939 con sintomi, 4.859 asintomatici, tra cui 768 operatori sanitari, dato in sensibile crescita. Complessivamente a registrare il maggior numero di contagi è la provincia di Pesaro Urbino, 1.664, seguita da Ancona, 1.116, Macerata 493, Fermo 259 e Ascoli Piceno 222. I positivi presenti ma provenienti da fuori regione sono 71. E oggi, per ricordare le vittime di questa pandemia, in ogni comune italiano si è tenuto a mezzogiorno, c'è stato un minuto di silenzio. Bandiere a mezz'asta e silenzio per un minuto. Alle ore 12 tutta Italia si è unita nel lutto e nel ricordo delle vittime del coronavirus. L'iniziativa partita dall'ANCI è stata raccolta anche da tante province e comuni marchigiani. Il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, ha osservato un minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti di Monte Guiduccio, frazione del comune di Montefelcino, insieme al parroco Don Alceo Volteggi. Ho scelto di andare in un piccolo borgo dove ci sono poche persone, ha detto Giuseppe Paolini, per far sentire la vicinanza delle istituzioni in un momento come questo. In certi momenti ti accorgi che il silenzio non pone domande, ma può dare tante risposte. Così come i soldati morivano da soli in guerra in una trincea o colpiti da un proiettile, anche i malati di Covid-19 stanno morendo da soli e senza il conforto delle persone care. Bandiere a mezz'asta nella sede dell'amministrazione provinciale, dove il direttore generale Marco Domenicucci, i direttori e i dirigenti osservano il minuto di silenzio e hanno espresso così la loro vicinanza alle famiglie colpite dai lutti e dai tanti medici ed operatori sanitari impegnati sul territorio per combattere questo terribile virus. L'invito a questa espressione di solidarietà è stato lanciato da UMPI e ANCI, che hanno chiesto un minuto di silenzio anche a tutta la popolazione italiana.
A Pesaro, in Piazza del Popolo, il sindaco Matteo Ricci davanti al municipio. Nell'omaggio ai deceduti e al ringraziamento agli operatori sanitari ha detto: in giunta abbiamo deciso di intitolare nella piazza del Parco Miralfiore un monumento dedicato alle vittime del coronavirus e ai nostri eroi dell'ospedale San Salvatore che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Lo faremo appena sarà consentito. Pesaro non si dimenticherà di loro. Anche Fano ha partecipato al minuto di silenzio indetto dall'ANCI che si è svolto nella mattinata di fronte alla residenza municipale. Il sindaco Massimo Seri, assieme alla comandante della polizia locale Anna Rita Montagna e al maestro Giorgio Caselli, che ha suonato l'inno d'Italia, ha osservato il minuto di silenzio, unendosi così virtualmente a tutti i sindaci italiani. Fano partecipa a questo momento di lutto, ha dichiarato il primo cittadino prima del minuto di silenzio. Un periodo di grande difficoltà, ma anche un momento per stringerci attorno a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro a causa di questa terribile emergenza. Stesse scene e medesime parole in tanti comuni del nostro territorio, Colli al Metauro, Mondolfo, Pian di Meleto e anche la vicina Senigallia, tutti accomunati da un unico sentimento: superare questa situazione nel migliore dei modi possibile. E a Calcinelli di Colli al Metauro questa mattina le sirene accese e gli applausi delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari per salutare e rendere omaggio a Giorgio Scrofani, l'autista e soccorritore del 118, morto all'età di 56 anni a causa del coronavirus. Davanti alla sede della Potes di Calcinelli oggi pomeriggio alle 14 c'era anche il sindaco di Colli al Metauro Stefano Guzzi, che si è unito al saluto commovente che i suoi colleghi, insieme a chi è in prima linea nella lotta al virus, hanno voluto rendere al 56enne deceduto l'altra sera all'ospedale di Pesaro. Giorgio che lascia la moglie Carla, la figlia Camilla, prestava servizio proprio alla Potes di Calcinelli, mentre in passato in quella di Fossombrone, spendendo la sua vita al servizio degli altri. E il giornalismo piange la scomparsa improvvisa di una delle colonne dell'informazione regionale. All'età di 74 anni ci ha lasciato improvvisamente Gianni Rossetti, volto storico della redazione Rai delle Marche. Vediamo. Il giornalismo marchigiano e nazionale perde una figura di primissimo piano. Si è spento ieri nella sua abitazione, colpito da un infarto a 74 anni, Gianni Rossetti, giornalista Rai della redazione marchigiana, dove era approdato nel 1992 dopo un'esperienza ventennale nella carta stampata, Resto del Carlino e Corriere Adriatico, e dove in Rai diede vita ad uno dei programmi di punta della testata ancora oggi, il TG Itinerante. Figura di riferimento anche per l'ordine dei giornalisti, nella quale era presente fin dalla sua costituzione e per il quale ha ricoperto diversi incarichi, tra cui anche quello di presidente per un ventennio. Giannetto Sabatini, Rossetti, Gianni, per tutti era un giornalista vecchio stampo, agenda fitta e scarpe consumate, e aveva la professione nel sangue. A Urbino ha fondato con Carlo Bo l'Istituto per la Formazione del Giornalismo nel 1990, poi vi ha insegnato fino a coprire il ruolo di direttore dei corsi e delle testate dal 2011 al 2017. Ha insegnato per anni teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo nella scuola di comunicazione dell'Ateneo. L'altra passione di Gianni era lo sport, altro mondo in lutto quest'oggi nella sua amata città natale Iesi, dove era stato socio fondatore insieme a Primo Novelli e Carlo Barchesi dell'Aurora Basket, che in queste ore, incredula per la sua inaspettata scomparsa, si stringe attorno al dolore dei suoi familiari. Rossetti lascia la moglie Olinda,
i figli Francesco, Letizia e Luca. Sono state 27 le violazioni contestate ieri in provincia di Pesaro Urbino su 1200 controlli effettuati alle persone. Nessun illecito invece è stato riscontrato alle attività commerciali. Con quelli di lunedì i controlli delle forze dell'ordine sugli spostamenti sono stati oltre 17.300 con un totale di 463 sanzioni. Mentre per gli esercizi commerciali si sono superati gli 8.000 controlli con 18 illeciti commessi. E nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di forza e anche di coraggio di Annita, una donna che ha sconfitto il virus alla veneranda età di 98 anni. Simona Zonghetti. Ciao, un po' di forza perché ci siete voi vicino. Se no la forza dell'Annita cadeva. Anita, sei tu che dai la forza a noi. Sì, grazie di tutto. Auguroni anche per voi. Lei è Annita, 98 anni, una roccia. Una donna piena di grinta, un vero esempio di tenacia e coraggio. Dopo essere stata colpita dal Covid-19 e rimasta a letto con febbre alta e tosse per diversi giorni nella casa albergo per anziani Famiglia Nova a Fano, dove risiede da quasi 5 anni, Annita ha lottato con tutte le sue forze contro il virus e anche questa volta ha vinto la sua battaglia. La vita sta bene a letto. Perché? Perché si riposa tutto. Bisogna riposarsi, vero Anita? Certo, perché... O poi di battaglia ci vuole, ma la battaglia deve durare poco. A prendersi cura di lei giorno e notte ci sono loro, gli operatori della struttura che con tanto amore la seguono passo dopo passo. Operatori che dall'inizio dell'emergenza hanno dovuto salutare per sempre 12 anziani residenti nella stessa casa di riposo. Deborah, che donna è Annita? Annita è una grande donna, di quelle... che insomma si vedono solo da una certa età in su. Lei è sempre stata piena di grinta. E io la conosco oramai dagli ultimi anni in cui abita Famiglia Nova e non ha mollato mai un attimo. Ecco, direi che la grinta è quella che la caratterizza di più. La leonessa. È un simbolo di speranza per tutti coloro che stanno lottando. Il Covid-19 purtroppo si è portato via tanti anziani, più colpiti da questo virus. Assolutamente sì, è difficile ogni giorno cercare di ritrovare dentro di noi la speranza perché sono tante le persone che abbiamo dovuto accompagnare e salutare e sono tanti che ancora stanno lottando, però come dico sempre gli anziani sono i nostri più grandi maestri e Anita è una di queste perché per noi è un forte simbolo di speranza. Lei adesso sta bene, ha lottato e possiamo dire che ha scavalcato, superato questa brutta, triste avventura. E come trascorrete le giornate Famiglia Nova? Beh, le giornate si trascorrono in una nuova quotidianità che è stata ricostruita attraverso sicuramente dei momenti frequenti di contatto con la famiglia, le videochiamate, i messaggi, la registrazione dei video che arrivano e partono, nel senso che partono dall'interno ma arrivano anche dalle famiglie e vengono mostrate ai nostri anziani. E poi tutto quello che riguarda la quotidianità, quindi non solo la cura di base della persona, ma anche quelle che sono le piccole abitudini che possono essere importanti per mantenere una buona giornata per loro. So che sei stata poco bene sti giorni. Eh sì, sono stata poco bene, ma mi sono ripresa. Bravo. Mi sono ripresa, quindi devo stare con me cantata. Tra un po' di tempo, lo sai cosa c'è? C'è il tuo compleanno, È il mio compleanno è l'11 aprile. Quanti anni fai? Quanto ne faccio? Non mi ricordo. 99. Già, 99, ragazzi. Auguri per tutti che ci devi arrivare, ci arrivassero tranquillamente con sta la nicchia.
Ed è stata accolta da Asur e dalla Regione Marche la richiesta del Comune di Mondolfo di ricevere l'aiuto di Medici Senza Frontiere al centro residenziale per anziani nella Carradorini. Vista la situazione di criticità, questa mattina il team di medici si è recato nella casa di riposo per supportare il personale della cooperativa COS Marche che ha in concessione la struttura. Tampone d'ufficio anche per i medici di famiglia. A chiederli è il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina, dopo la consueta riunione del COC, ha avanzato alla Regione Marche la proposta di integrare il servizio di tamponi per i guariti che l'ASUR sta attivando al CODMA anche ai medici di medicina generale. È uno strumento importante che ci riavvicina piano piano alla normalità, afferma il sindaco, e ritengo che sia fondamentale che ad usufruirne possano essere anche i medici di famiglia, ovvero coloro che sono a contatto con pazienti positivi non ricoverati o con persone che presentano sintomi che potrebbero quindi essere positive. Il mondo dello sport e dell'associazionismo continua a mobilitarsi per aiutare gli ospedali, come è accaduto nel caso del Centro Sportivo Italiano e della Bocciofila di San Cristoforo, che nei giorni scorsi hanno donato il loro contributo. Il servizio è di Matteo Del Vecchio. L'obiettivo di ogni sportivo è portarsi a casa la medaglia d'oro, ma ci sono vittorie che valgono molto di più. Sono quelle che in questi giorni hanno conseguito molte società locali che hanno deciso di perorare la causa degli ospedali e dare il proprio contributo in questa dura battaglia che ci vede tutti uniti per combattere un nemico di nome coronavirus. Tra le prime realtà a fermare ogni attività in tempi ancora non sospetti c'è il CSI Pesaro Urbino, che già da prima dell'imposizione del decreto aveva stoppato le proprie manifestazioni e i propri corsi di avviamento allo sport e ginnastica per adulti, così come la Bocciofila San Cristoforo, che ha chiuso a doppia mandata l'impianto di via Castelfidardo già dal 2 marzo, una settimana prima quindi dell'obbligo imposto dal governo. Oltre alla lungimiranza nelle scelte, CSI Fano e Bocciofila San Cristoforo sono accomunate anche dal nobile gesto compiuto nei giorni scorsi, quando grazie alla generosità dei propri tesserati e dirigenti hanno devoluto delle somme alle strutture sanitarie locali. Nel caso del CSI è 1.600 euro la cifra che grazie anche al contributo di Onfalos, l'ente presieduto da Marco Pagnetti ha potuto destinare all'azienda ospedaliera Marche Nord, mentre 500 euro è quanto il sodalizio di Paolo Marchionni ha versato nelle casse del Santa Croce tramite Concommercio, somma pari alla quota di iscrizione degli atleti alle gare di marzo e aprile, che ovviamente sono state annullate. Nonostante lo stop forzato, dunque, lo sport fanese continua a far parlare di sé, confermandosi un valore aggiunto della città, grazie a delle realtà in grado di raggiungere obiettivi importanti e ottenere vittorie che valgono molto di più di una medaglia d'oro. Si moltiplicano di giorno in giorno, di settimana in settimana, le testimonianze di affetto, di stima nei confronti degli operatori sanitari, di coloro che si battono in prima linea per sconfiggere, per assistere i malati da Covid-19. E tante sono le manifestazioni di affetto, appunto, disegni, canzoni, poesie, anche a livello locale, come nel caso di Luca Vagnini, cantautore fanese, che ha voluto dedicare una canzone proprio a coloro che si battono in prima linea in ospedale. Vediamo. Metti il camice e la mascherina e segna il volto sempre di più. Oh sì, il mio eroe sei tu. L'idea è nata da una chiacchierata, sai, no? Facevo queste dirette, faccio queste dirette ogni tanto su Facebook e allora il buon caro tuo collega, ma nonché nostro amico Lino Balestra, mi ha chiamato per dire, ah sai, bella la diretta di qua e di là, e poi abbiamo iniziato a parlare un po' del più e del meno, di come stavamo affrontando queste giornate di coatta reclusione dentro casa, no? E allora si parlava un po', ecco, di come stavamo vivendo. Io stavo raccontando a Lino come stavo passando io il mio momento da vicino, avendo la mia ragazza, la mia fidanzata e la madre che lavorano comunque in ospedale a contatto proprio col coronavirus. E Lino mi ha detto, ma perché non ne fai una canzone, no? Lì per lì ho detto, dai, no, mi sembra un po' una ruffianata, un po' una cosa così. Però poi ci ho pensato ed effettivamente credo, come dice Lino, di aver fatto una cosa buona e giusta. Mi appunto quanta sofferenza stiamo vivendo, ma anche
tanta gratitudine per chi sta salvando delle vite rischiando la propria. Ecco, un video scritto e realizzato in casa. Sì, nell'arco di 24 ore. Mi sono svegliato la mattina per l'appunto dopo la telefonata con Lino e ho detto, ma sì, dai, questi pensieri li voglio provare a mettere giù. Ce li ho, mi stanno spingendo e ho provato a fare una cosa carina. Non è professionalmente fatta molto bene, no? Però è fatta veramente un made, dalla registrazione al video. Un omaggio che arriverà sicuramente a tutti gli eroi di questa emergenza sanitaria. Sì, esatto. Il vero obiettivo è proprio quello, è mandare il messaggio. Poi sì, è chiaro, sono molto orgoglioso di aver fatto una cosa del genere, non lo nego. Però è il messaggio che è importante, più della realizzazione del brano, della qualità del testo, della qualità del video. Mi interessa che ci sia qualità nel messaggio, ma soprattutto sincerità. E io veramente abbraccio tutti e ringrazio, penso a nome di tutti gli italiani, tutti gli operatori sanitari che stanno facendo un gran lavoro. E non solo gli operatori sanitari. Vorrei ricordare anche i carabinieri, la polizia, tutto il corpo delle forze dell'ordine, ma anche i semplici magazzinieri o gente che sta alle casse ai supermercati, e gli operatori ecologici, un sacco di gente che stanno veramente sacrificandosi per noi. E quando tutto questo un giorno finirà, vita nuova sarà. Allora, siamo quasi in chiusura di telegiornale, chiudiamo e vi facciamo vedere questo video che ci arriva direttamente da Cagliari di una signora che alla sua veneranda età ha deciso di non stare con le mani in mano ma di dare il suo contributo realizzando mascherine fatte in casa. Vediamo. Nonna Giuseppina, cosa stai facendo? Mentre sono in casa faccio le mascherine per me e per la mia famiglia, per chi le vuole. E a proposito di anziani, c'è questa bella iniziativa dell'Istituto Superiore di Sanità che ha voluto realizzare, il suo ufficio stampa ha voluto realizzare un video che adesso vi facciamo vedere per chiudere il nostro telegiornale, dedicato agli anziani. Un invito a stare accanto alle persone anziane in modo nuovo, anche durante questa emergenza, e proteggerle, spiegando l'importanza del distanziamento sociale anche per questa fascia particolarmente fragile e bisognosa di cura. Questo video è stato realizzato da una società di produzione che ha voluto intitolare questo video Amare a distanza, e le note sono di una famosa canzone di Claudio Baglioni che si intitola Vecchi. E su questo video noi ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.45 qui sul canale 17 di Fano TV per la rassegna stampa e la lettura dei giornali. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. In questi giorni abbiamo bisogno di loro e loro di noi. In questo tempo così difficile ci manca il loro affetto, la loro esperienza, la loro vicinanza. Vorremmo abbracciarci, stringerci a loro per essere più forti insieme. Sono le nostre mamme, i nostri papà, i nostri nonni, i bersagli preferiti di questo virus che ci costringe a insegnare e a imparare nuovi modi di amare a distanza. Proteggiamoli così, senza lasciarli mai con le parole, con i gesti, con la spesa sulla soglia di casa. Perché nessuna distanza può cancellare l'amore.